panna o crema, poi ricoperti di cioccolato, poi ammonticchiati uno sull'altro che sembrano arrampicarsi. Verso di te è il profiterol, ennesimo dolce italiano dal nome francese, antidoto potente contro il logorio della vita moderna. E siccome di logorii di questi tempi ce n'è tanti, ecco che a Latina hanno pensato di raddoppiare, quintuplicare, centuplicare le dosi per un profiterol gigantesco. 9000 bignè, 200 kg di crema chantilly, altri 200 kg di glassa al cioccolato e alla fine ecco questo letto di piramidi di choux, che è un vero record mondiale certificato dal Guinness dei primati, 430 kg. Il precedente, che era svizzero, al confronto è un mignon da merenda col tè, 253 kg, la metà di quello di Latina, ma si sa, in Svizzera il logorio della vita moderna non sanno neppure cos'è. In Italia invece sì, e infatti delle 4000 porzioni in cui sono diviso non sono rimaste neppure le briciole, restano le calorie però, un record pure questo, 1.720.000. Meglio non pensarci, se no torna il logorio. Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino che sono proprio.